Nuovo video, oggi sono tornata con un mi preparo con voi. Ne ho fatti solo due sul canale finora, volevo farne di più, poi però c'era sempre un qualcosa, prima di uscire andavo sempre di fretta e quindi oggi ho deciso finalmente di prepararmi con voi. Non voglio fare nessun tipo di trucco colorato, particolare, no, voglio proprio truccarmi come se andassi al lavoro. Oggi non sto andando al lavoro, sono libera, sto uscendo, però comunque questo è il trucco non trucco che faccio praticamente tutti i giorni. Quando magari esco così per delle commissioni o altro, metto un rossetto, altrimenti esco col burro cacao, perché al lavoro sinceramente adesso non mi trucco. Quando ero, cioè mi trucco particolarmente. Quando avevo il negozio, sì, andavo con trucchi anche pazzi, rossetti, cose. Adesso sinceramente preferisco evitare. Quindi, insomma, vi faccio vedere come mi preparo giornalmente. I capelli li lascio così, sperando che non mi vadano in faccia, perché li ho lavati ieri sera. Li ho messi nel turbante e quindi, siccome sto per uscire, voglio lasciarli prendere un po' di aria. Normalmente io se no mi preparo con il turbante in testa, come vi ho fatto vedere in uno dei primi video. Allora partiamo, io mi vado a mettere subito il correttore, sto usando di nuovo quello Kiko, il Natural Concealer, questo è il colore 05, non è il colore perfetto per me, è rosato, non è proprio una buona idea, non è stata una buona idea come colore scelto, però questo è e questo ci teniamo. Ultimamente ho usato quello di Wycon che mi è piaciuto molto di più, anche proprio come colorazione, però l'ho finito e adesso devo finire questo qui, perché poi non ne posso prendere degli altri finché non ho terminato questo. Lo metto e lo lascio lì un po' che si setti. Nel frattempo sulle labbra ho messo il burro cacao, in questo periodo sto usando lui, il balsamo di Tea Natura, quello al cioccolato, ve ne parlerò fra un pochino, mi sta piacendo devo dire, e lo metto sulle labbra in modo che si idratino, insomma, durante il trucco diciamo, e comunque quando esco così, poi magari vado a riapplicarlo un attimino prima di uscire, oppure esco direttamente con le labbra in questo modo. Mentre lascio il correttore sistemarsi, vado a mettere la terra, la solita di Essence che sto cercando di finire e forse ci sto riuscendo. Sì, faccio un trucco un po', cioè mi trucco in modo un po' strano, devo dire, cioè proprio ho dei passaggi un po' assurdi, però questi sono i passaggi che io faccio durante la giornata, cioè durante tutti i giorni e oggi ve li propongo. Che dire, questi video ovviamente servono anche un po' per chiacchierare. Dovrei fare un po' la faccia da pesciotto, ma mentre parlo non mi viene. Servono un po' per chiacchierare, per raccontarvi anche un pochino cosa, come stanno andando, cosa sta succedendo. Forse mentre metto la terra è meglio che sto zitta, ma vabbè, è lo stesso, forse ce la farò. Quindi, insomma, come sta andando? Come sta andando in questi giorni? Sta andando molto molto bene. L'ultimo mi preparo con voi mi sembra che fosse proprio arrivato prima che io iniziassi a lavorare, un paio di giorni prima mi sembra una cosa così. Nel frattempo io faccio le sopracciglia, le pettino con la matita di Benecos e poi le vado a riempire con la matita di Benecos e con quella di Essence, che è ovviamente caduta. Benissimo Lara, benissimo. E allora niente, appunto, l'altro video era arrivato appunto quando io dovevo iniziare a lavorare, quindi fine maggio, perché io ho iniziato a giugno. Ormai sono passati parecchi, parecchi mesi, perché siamo nel sesto mese. E ancora sto lavorando e mi sto trovando veramente benissimo. Sono super 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 contenta, davvero non pensavo, cioè già quando vi avevo parlato vi avevo detto che la prima impressione era stata molto positiva, però proseguendo le cose devo dire sono andate meglio del previsto. Come faccio le sopracciglia? Siccome la matita di Benecos non mi va a riempire bene questo buco che ho qui all'inizio delle sopracciglia, vado prima a mettere quella di Essence, proprio qui dove c'è il buchetto, e poi finisco di riempire con l'altra, perché
Perciò niente, appunto, vi stavo dicendo che al lavoro sta andando tutto molto bene. Mi sono trovata benissimo, mi sono trovata benissimo con i colleghi, mi continuo a trovare molto bene. Ho cambiato un po' zona di lavoro, diciamo, non sono più nello stesso reparto, però mi sto trovando bene ugualmente e anche appunto con, tra virgolette, i nuovi colleghi. Perché non è che si tratti proprio di nuovi colleghi, visto che ci conoscevamo ovviamente lo stesso, però è normale che avere il rapporto di 8, 6 o 4 ore, quel che è di più rispetto a un vedersi in pausa pranzo o per un saluto prima del turno. Quindi sono molto contenta. Sono molto contenta, mi piace, vado volentieri. Anche se lavoro sabati, domeniche, non mi pesa. Devo dire che i turni mi piacciono un casino. Proprio tanto perché mi lasciano tempo libero, mi permettono di fare più cose, di avere giornate diverse. Insomma, mi piace veramente tanto questo tipo di orario. E è proprio una cosa che mi fa le giornate più attive, mi rende le giornate più attive. Se forse riuscissi a fare ste sopracciglia sarebbe una bella cosa. Poi che altro? Niente, e adesso io ho avuto due rinnovi di contratto, e adesso mi scade a fine di novembre. Penso che per il periodo natalizio non ci siano problemi, quindi penso di continuare e spero insomma di continuare anche un po' più avanti. Se non smettevo di parlare, non ce la facevo a finire questa parte. Poi niente, appunto, lì sta andando tutto bene. Ho incontrato anche alcuni di voi, mi ha fatto un sacco piacere. Io lo dico anche qui, non vi dico esattamente dove sono, perché sinceramente penso che sia un'informazione da non dare. Però è ovvio che essendo un posto comunque molto conosciuto e molto frequentato, qualcuno insomma mi può riconoscere. Mi sembra sempre un po' strano perché, ad esempio, l'altro giorno una ragazza mi ha detto: "Oh, ti ho riconosciuta", e io ho avuto un attimo che ho detto: "Ma cosa?" Perché quando io sono al lavoro, ovviamente, penso alla me lavorativa, diciamo, e quindi riconosciuta. Ho avuto un attimo che ho pensato: "Ma perché? Che cosa? Ho fatto qualcosa?" Che pensavo a una collega che magari stava facendo shopping, insomma, ho avuto un attimo che sono rimasta un po' così, però poi ho realizzato e allora ho detto: "Ah, ecco." Però insomma, mi fa sempre piacere se mi riconoscete, se mi vedete, insomma, e vi va, salutatemi, che mi fa proprio tanto, tanto, tanto piacere. Nel dire tanto piacere, ho fatto uscire un sacco di gel. Nel frattempo, ho messo appunto il gel per fissare le sopracciglia e la matita, che è questa qui, il Kajal di Kiko, che non uso per altre cose, ma uso per mettere un po' sotto il sopracciglio. E ragazze, sta proprio terminando la parola grossa, però sono già a metà. Era una matita lunga così, perciò va benissimo. Adesso cosa vado a fare? Vado a sfumare sto correttore che è qui da 10 minuti e uso la Beauty Blender, questa mini verdina così che ho preso da Sephora. Allora, questa mini Beauty Blender ha un costo abbastanza spropositato, sono due, è vero, però costa parecchio, ma è una cosa che a me piace un casino, perciò vale veramente tutti i soldini che costa. Ovviamente oggi ho forse lasciato anche asciugare un po' troppo il correttore, perché parlando, chiacchierando, però insomma qualcosa riusciremo a portare a casa. E nulla, come non so se si vedrà, però questo correttore non va bene per il mio colore di pelle, cioè rimane proprio questa zona un po' salmonata, rosata, che non è una gran gioia. Adesso provo con il culetto della spugnettina a sfumare bene i bordini. E in più mi sono accorta, usandolo dopo quello Wycon, che mi segna un po', non mi va nelle pieghette, ma mi segna un po' il contorno occhi, cosa che quello di Wycon, essendo più morbidino, non fa.
Però vabbè, è lo stesso. Adesso che cosa faccio? Prendo il Tan Warm di Neve Cosmetics, lo metto un po' nel tappino della cipria di Benecos, che nel frattempo si è rotto, lo metto nel tappino e vado a metterlo sull'occhietto e sul correttore con il pennello di Essence, sempre lui, che vi faccio vedere perché mi piace un sacco. Per quanto riguarda il discorso pennelli, ci sarà presto una novità, una grossa novità, e penso appunto di fare un mi preparo con voi un po' più consistente, nel senso di trucco, per farveli vedere all'opera. Non vedo l'ora, sarà uno, appunto, sarà uno dei regali, autoregali del compleanno, e quindi ve li farò vedere. Sempre con il fondotinta, il Tan Warm, vado un po' nella zona qui dove ho un po' di rossori, e sul mento dove ho questo paio di macchiette. In questo periodo, lo dico o non lo dico perché non vorrei tirarmela, non ho imperfezioni, quindi non sto usando il fondotinta. L'unico fondotinta che uso è appunto questo Cicinin. Non so per quanto durerà questa pacchia, vedremo, però mi fa anche piacere perché sto facendo riposare la pelle, non la sto seccando usando sempre il fondotinta minerale, non ci sto mettendo schifezze, la faccio proprio riposare, respirare, e veramente ringrazia, perché non so se si capirà, però io una pelle così non l'ho, credo di non averla mai avuta. Comunque, poi che faccio? Ultima cosa praticamente, perché siamo addirittura d'arrivo, prendo questo blush Catrice, anche questo si è rotto, c'è il buchino e è l'altro blush che voglio finire, con il pennello 45 di Sephora, e vado a metterlo sulle gotine. Ho finito il fondotinta, il blush di Essence, ve l'ho fatto vedere nei prodotti finiti, e l'altro blush che voglio finire è questo qui, che era dell'edizione La Freaks Chic. Mi è piaciuto tanto, l'avevo trovato un bel po' dopo l'uscita, infatti era scontato a 1,99€, come c'è scritto, non si vedrà, come c'è scritto qua dietro, e quindi insomma lo voglio finire. Mi piace perché è un colorino tipo terra, infatti io sto usando più la parte marroncina di quella rosata, ma poi userò anche quella rosatina, e insomma lo devo finire. È un po' sbrilluccichino, non è proprio matte, non è che scriva, infatti vedete che ce ne vuole un bel po', però per andare a lavoro mi piace. Ultimo po'. Sì, lo applico un po' a caso, nel senso che un po' vado a roteare il pennello, un po' lo vado a tamponare, insomma, come capita, capita. E basta, praticamente questa è la mia base per tutti i giorni. Mi sono riempita ovviamente di polvere la maglia, perché di solito io mi trucco prima di vestirmi, però oggi mi sono vestita perché non mi sembrava carino fare il video in pigiama, e come ultimo step vado a mettere il mascara, che in questo periodo è lui, il Ciglia Sensazionali di Maybelline. Questo è quello nel black, nel colore nero intenso. Lo scovellino è questo qui, non so se si capirà qualcosa. Io di solito vado a mettere prima, a metterlo prima da questa parte, non ne metto una chilata, non ne metto tanto, faccio proprio una cosa abbastanza soft, e vado a metterlo prima di qua, solo che ho l'impressione che si stia seccando, ma è possibile che ultimamente tutti i mascara che uso siano a prova, cioè proprio secchi in pochissimo tempo? Non lo so. Però ho questa impressione, purtroppo. Prima non era così, era diverso. Poi vado a metterlo dall'altra parte, quindi utilizzando, diciamo, la pancia dello scovolino, e ovviamente mi vado a sporcare. E di solito mi fermo qui, non vado a stratificarlo di più. Cosa che devo fare subito è togliere quella,
quell'attimino dove mi sono sporcata, perché questo mascara, se non lo togliete subito, non lo togliete più. Non è come gli altri mascara che di solito se vi sporcate si tolgono quando si seccano, no, questo lo togli subito oppure ciao. Puoi proprio dimenticartelo lì. Vado a fare ovviamente anche l'altra cosa con l'altro occhio. E insomma, mentre vado a fare questa operazione, vi racconto qualcos'altro. Perché appunto vi ho detto del lavoro, non è che ci sia molto altro oltre il lavoro nelle mie giornate, nel senso che in questo periodo non sto facendo niente di particolare. Come vedete faccio delle gran colazioni, perché io appena ho un giorno libero oppure inizio un po' più tardi vado a fare colazione e ingrasso, no dai, quello no perché mi muovo per fortuna, però insomma sono una golosa e appena posso mangio, come potete ben vedere da Instagram. Qui mi sa che ne ho messo un po' di più e quindi vado a metterne un ciccinino di più anche di là. E al di là di quello, appunto, no, qualche uscitina, qualche giretto, avendo meno domeniche è un po' più complicata la cosa, perché comunque il mio compagno lavora, anche mia mamma lavora, quindi la vedo un po' meno, e quindi insomma la classica uscita della domenica si va un po' a perdere, però ci si cerca di organizzare, come vi dicevo prima, in settimana, e questa cosa appunto mi piace. Sta per arrivare Natale, quindi tra poco inizierò un po' a organizzare anche casina, quest'anno voglio fare delle cose un po' carine, e finalmente spero di riuscire a organizzare qui dietro, fare una zona un po' diversa per andare a alternare i video in camera e qui. Perciò, insomma, dai, due chiacchierine veloci, non avevo niente di particolare da raccontarvi, tolgo anche qua perché ovviamente sono riuscita a mettermi un po' di mascara anche qua, non avevo niente di particolare da raccontarvi, volevo però fare due chiacchiere con voi e fare un altro video chiacchiericcio di questo genere, ne faremo un altro appunto con un trucco un po' più particolare quando arriveranno i prodottini che ho in mente. Per il momento vi ringrazio per aver guardato questo video, vi mando come sempre un bacio grande grande e io esco. Muah!